Santa Barbara è sempre anche l'occasione per fornire i numeri sull'attività del distaccamento di Gazzaniga. Questo 2015 com'è andato? Allora, diciamo che questo 2015 abbiamo ridotto un po' dal numero di interventi rispetto al 2014, quindi a oggi abbiamo un numero, quindi diciamo a novembre, di 262 interventi. 262 interventi di tutte le tipologie. Prettamente hanno prevalso gli incendi boschivi, perché comunque quest'anno, grazie anche a causa del meteo, non abbiamo avuto come l'anno scorso degli interventi di tipologia, quindi prosciugamenti, tagli piante o altro, quindi diciamo che sono stato quello un attimo più importanti. C'è da dire anche però che gli incidenti stradali quest'anno si sono un po' aumentati. Fortunatamente di gravi, gravissimi non ce ne sono stati, comunque abbiamo un 23 incidenti stradali al quali siamo intervenuti. Premessa che interveniamo sia in supporto anche di Bergamo sia in supporto anche di Clusone, quindi diciamo andiamo un po' dappertutto. Per invece altri numeri, diciamo che stiamo sulle abitazioni, 13 abitazioni, abbiamo fatto 10 fienili e una quindicina di canne fumari. Comune che ha dato più interventi per noi, e non è neanche un comune di nostra prima partenza, è stato il comune di Albino con 41 interventi, seguito da Gazzaniga con una trentina di interventi. Volevo ricordare che quest'anno c'è stato un intervento molto particolare per il distaccamento di Gazzaniga, in quanto è stato l'intervento effettuato a Fiobbio alla comunità dei Nos il 14 giugno. E volevo accennare il fatto che uno dei miei ragazzi, Eleonora Cortinovis, è stata insignita di un encomio direttamente dal Ministero dell'Interno assieme anche a personale permanente, quindi erano quelle 4-5 persone che con autorespiratori sono entrati e hanno proprio portato fuori fisicamente la gente da questa struttura. Allora, cosa rappresenta per te questo riconoscimento e che ricordi hai di quella sera? Beh, è stato un intervento abbastanza complesso, perché comunque avevamo a che fare con persone disabili, quindi non gestibili come comunque le persone normali che ti chiamano, sono qua, eccetera. Quindi c'è stata una problematica di trovarli, sapere dove erano. Sapevamo che c'erano persone che non si potevano muovere, perché comunque avevano un handicap che gli impediva di muoversi. Siamo arrivati, abbiamo capito che subito la situazione era abbastanza complessa. Grazie a un lavoro comunque di squadra siamo riusciti a entrare, a trovare le varie persone e a portarli fuori tutti, fortunatamente, in vita. E questo di sicuro è stato un bellissimo intervento dal punto di vista pompieristico, perché ti ha dato, secondo me, una soddisfazione immensa, soprattutto dopo trovarli, vederli, sapere che stavano tutti bene. Secondo me è la soddisfazione maggiore che un intervento ti può dare, sapere di aver salvato delle persone. L'elogio sì, è un riconoscimento importante che secondo me andava dato a tutti, perché tutti in qualche modo hanno collaborato a questo intervento. Sono fiera di tutti i miei colleghi, di tutti i Vigili del Fuoco e del mestiere che fanno, perché è una passione, è una cosa che ti senti dentro, è una cosa grande.